Benvenuti! Benvenuti! Alla finale del Festival della Comicità Italiana. Ideato e condotto da Riccardo Benini. Fatevi sentire! Fatevi sentire! Ciao! 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 Buonasera Modena! Fatevi sentire! Non ci credo, giuro, non ci credo. Grazie di essere qui. Volevo davvero ringraziarvi tanto per aver scelto questa serata, nonostante tutto quello che non diremo, che sappiamo. Siete tantissimi, abbiamo superato le 580 unità in sala, è un risultato straordinario per quello, appunto, per il periodo. Prima di iniziare il festival, mi dicono che c'è stato qualche problema, appunto abbiamo iniziato con un po' di ritardo perché c'è stato qualche problema di parcheggio, perché quello Storchi è tutto, è vero? Sì, è certo, è tutto blu, no? Ci sono i cosi, ma giustamente i cosi blu, perché comunque non si può, però voglio dire, è difficile sistemare la macchina, dentro non la puoi mettere, allora c'è il posteggiatore del teatro Storchi, no, ma è cosa vera, che mi ha detto: io voglio parlare, voglio spiegare un po' di cose. Io lo chiamo, scusate, ma 5 minuti, lo chiamo, così ci spiega, c'è il posteggiatore dello Storchi? Venga. No, no, perché deve, è giusto che... Ah, è tutto blu, sì? Come le pilloline che prende sempre lei, certo, eh? Però... tutto blu. No, però voglio dire... Sì, ci scaviamo dai maroni, così facciamo prima, no. Cioè, sta qua in mezzo. Allora, come diceva qui lo scappato di casa che presenta, devo dare qualche annuncio circa le vostre preziose automobiline che avete parcheggiato alla boia di un Giuda. Faccio veloce, così dopo andiamo avanti qui con i comici, che bisogna morire dal ridere. Dicevo, allora, stavo cercando urgentemente, aspetta che me lo sono segnato qui, urgentemente il proprietario della, speriamo che sia entrato, dell'auto targata, me la sono scritta, FV 218779534395237 8PLWTXO. La macchina è parcheggiata bene, ma la targa è in mezzo ai maroni, se vogliamo venirla a togliere che non passa più nessuno da lì. Poi quell'altro ragazzotto che mi ha lasciato una Smart gialla da parcheggiargli meglio. La Smart, ma come si fa a comprare una macchina come la Smart? Avete presente, no, qual è la Smart? Quel macchinino che per metterlo in moto basta prenderlo così dal tetto, far 3-4 volte con le ruote così, poi la lasci andare, che è anche un bel risparmio energetico, vista la situazione. Che poi le case automobilistiche non ti vogliono fregare, cercano di metterti in preallarme. Smart è un'abbreviazione che sta per smartellati bei maroni, invece di comprare una macchina così, Comunque, insomma, ecco, adesso ci sono dei nomi che ti dovrebbero già mettere in preallarme. Adesso dite la verità, ma con quale sicurezza voi salite su una Qashqai? Che sarà anche un passato remoto, ma non ti mette fiducia, I due prossimi modelli in produzione sono una Tamponai e una Capotai, così facciamo tutto il trittico, facciamo, Mo, ecco, quell'altra, anche quell'altra che fanno, la macchina che fanno vicino a Bologna, la Seat. Sì, anche quella ti voleva mettere qualcosa in preallarme, perché SEAT è un'abbreviazione anche quella che sta per SEAT, Piesa, Te, Compra, La Pur, Mole, un bel bagai, che però era molto lungo da mettere. Poi l'altro annuncio lo voglio fare a Gibellini. Dov'è Gibellini? Ecco, Gianni, allora, io sai l'affetto che provo con te, io lo so che sei venuto di corsa dall'ufficio, per quello sei venuto con quella macchina dell'ufficio, lunga, lunga, grigia, con la croce sopra, che i nonni quando passano si toccano i maroni. Passi anche il fatto che lo so che la pubblicità è l'anima del commercio, ma mettere sulle fiancate quelle due decalcomanie gigantesche, che vuoi perdere peso? Chiedimi come, non è che sia bellissimo proprio da fare. Comunque, insomma, fate pure, se vi viene, fatelo tutti insieme, così ci caviamo il pensiero. Grazie, grazie, grazie. Comunque lì ci sono delle macchine, ai miei tempi, te lo ricordi Guido, dove sei? Beh, ai tuoi tempi c'erano ancora i calessi, quello è un altro discorso, però ai miei tempi c'erano delle macchine dure da uomini, delle macchine tagliate con l'accetta, con dei nomi che ti incutevano rispetto, la Prince NSU, senti lì, sembra un nome di un missile terra, la Simca 1000, quella lì sembra più una pillola della pressione, però va bene, erano macchine tagliate con l'accetta, altro che la galleria del vento. Un mio amico aveva una Prince NSU, una notte gli ha rubato il sedile e il volante, non riusciva più a capire quelle davanti e quelle di dietro, perché erano uguali, erano...
Poi erano belli gli optional, anche quelli erano da uomini duri. Ci avevamo l'antenna della radio fuori che dovevamo tirare su noi a mano, così 2,5 metri di antenna. Passavi sotto le cose dell'alta tensione, prendevi la 380, prendevi. E a alcuni ci attaccavano anche la coda di volpe, attaccava, chissà perché. Poi, io più poveretti come me, una coda di coniglio che prendevano dal macellaio. E poi quei due maledetti cani dietro con la testa che facevano così. Tutti quegli optional lì avevamo. Poi io ho sempre avuto una passione per le macchine, poi ho smesso di guidare quando hanno inventato l'autovelox. Vacca, poi ho preso tante di quelle multe, c'avevo più foto dell'autovelox che del matrimonio, pensiamo. Poi mia moglie è diventata ecologista, rompevi i maroni tutti i giorni. Te prenderesti la macchina anche per andare dal tabaccaio? Ce l'ho a 12 km di casa, per forza. Quando arriva là ho già smesso di fumare, Intanto per colpa tua e di quelli come te, il nostro mar Adriatico è pieno di chiazze di catrame. Dico quello perché devono ancora finire di asfaltarlo. Appena è tutto asfaltato andiamo in Sardegna a piedi. Pensiamo a che vantaggio, Adesso la pilota, l'autista di casa è mia figlia. Vacca boia, se guida male mia figlia. Vi dico solo questo, è stato bocciata 4 volte all'esame per la patente. Che uno dice, beh, non è un granché. L'ultima volta perché ha investito 2 pedoni all'esame di teoria, che è ben difficile. Lei ce l'ha fatta. Gli ha detto, signorina, a cosa servono le strisce pedonali? Per beccare i pedoni tutti insieme, se no tendono a sfuggire. Signorina, cosa vuol dire se il motore si imballa? Che è pronto per essere spedito, forse. Signorina, mi saprebbe fare un parcheggio a l'isca di pesce? Non lo so, ma cazzo di cane mi vengono benissimo. Scusate la parola cane, che so che non è molto fine da dire a quest'ora. È l'unica, ve lo giuro, è l'unica che ha il navigatore satellitare che quando l'accende la vede dice ma non vuoi andarci a piedi? Pensiamo alla cosa. Comunque adesso la devo andare a prendere all'uscita dalla discoteca perché, tanto per cambiare, senza macchina. Quello lì non è colpa sua, è una fan scatenata del cantante Ligabue e a forza di ascoltare Tutti vogliono viaggiare in prima mi ha bruciato la frizione e il motore. Ti ringrazio Ligabue, tanto per me andavo a 100 all'ora per vedere la bimba mia. Un attore fantastico che ha accompagnato il percorso del Festival della Comicità Italiana, perché abbiamo fatto le finali a Formigine, a Vignola, a Mirandola con tanto successo, e Giampiero Sterpi ha accompagnato questo festival ed era giusto che lo aprisse, ma non soltanto da solo, perché lui ha formato una coppia, un sodalizio artistico davvero fortissimo con un'attrice talentuosa che avrete modo di conoscere questa sera, che fa il suo debutto sul palco del Festival della Comicità Italiana. Per cui li chiamiamo tutti e due, Giampiero Sterpi e Alessia De Pasquale. Grazie, grazie Riccardo Benini. Pensa, ha superato una pandemia in mezzo a una guerra e ha fatto la finale venerdì 13. Pensa, ma se uno poi si va a cercare le sfighe da solo. No, dicevo, questo qui faccio veloce, questi mesi di pandemia chiusi in casa, il lockdown, ha scatenato anche le battute fra uomo e donna, conviventi per forza, gli sfottò, le prese in giro. Noi ne abbiamo fatto un sunto, ne abbiamo raccolte, alcune le abbiamo trovate anche sul web, e adesso ve le facciamo sentire una rapida carrellata. State attenti perché sono molto veloci, Guido, se non le capisci, ridi quando ridono gli altri. Ehi. Che dici se dopo cena ti porto da me, ci beviamo una buona bottiglia di Barolo, poi ti spoglio e facciamo l'amore? Non ti sembra di esagerare? Hai ragione, ci beviamo un tavernello. Ma certo che ti amo. Se davvero mi ami, devi stirare tu per un mese. Esagerata. Qualcosa di più facile? Fammi vedere il tuo WhatsApp. Le camicie le preferisci, piegate o in gruccia? Amore, ti devo confessare una cosa. Ti ho tradito. Anche io ti ho tradito. 1 aprile 24 febbraio. Guarda, una stella cadente, presto, esprimi un desiderio. Vorrei che ci sposassimo. Ah no, scusa, era un aereo. Scusi, posso staccare quella spina per attaccare il cellulare? Le sembrano domande da fare in rianimazione? Ciao, come ti chiami? Fara. Fara, che bel nome, un nome originale. Lo fo, grazie.
Non cambierai mai, vero? Non sono disposta a farlo per te. Tesoro, dicevo la marcia, metti la terza, dai. Anche tu, strabico. Sì. Non stavo parlando con te. Ah, neanch'io. Amore, lo vedi quell'uomo ubriaco? Sì, perché? 10 anni fa mi chiese di sposarlo, ma io rifiutai. Ma che boia, sta ancora festeggiando? Ho capito che mia moglie mi tradiva da piccoli dettagli, sguardi sfuggenti, parole non dette, figli mulatti. Vorrei tanto un figlio tuo. Sul serio, cara? Ma certo! Ah, va bene, domani te ne porto uno, ne ho 4 a casa. Ieri ho litigato pesantemente con mia moglie. E com'è finita? Ah, che è venuta da me in ginocchio. Ah sì, e che ti ha detto? Esci da sotto il divano, vigliacco! Amore, mi iscrivo a Zumba. E cos'è? Fai movimento a tempo di musica. Beh, non puoi pulire la casa con la radio accesa? L'altro giorno sul tavolo di cucina ho trovato un bigliettino di mia moglie. Diceva, amore, ti ho preparato la cena, è sul fornello, devi solo accendere la fiamma. Il gas l'ho già aperto io 2 ore fa. Amore, ieri ti ho visto parlare con una ragazza con le stampelle. Ah sì, era solo un'amica, ma non aveva le stampelle? Ieri no, oggi sì. Ma, e il mio regalo? Ma amore, sono io il tuo regalo. Hai tenuto lo scontrino? Te lo scrivo dal mio cuore. Buongiornissimo con amore. Ti rispondo dal terrazzo. Buongiornissimo, sto caro... Hai voglia di fare l'amore? Sì. Casa mia o casa tua? Ah, intendevi con te. Questa notte ho fatto scintille. Ah, amante focoso? No, pigiama acrilico. Ah. Scusa, ma dov'eri? Dall'estetista a fare la ceretta. Mi hai detto domani in palestra ci alleniamo con le palle depilate. Con le palle da Pilates. Ah. Amore, scusa, ho molto trucco. Beh, dipende. Hai intenzione di uscire a cena o andare a uccidere Batman? Cosa mi consigli di mettere per essere figo? L'animo in pace. Per combattere la rabbia, scriva una lettera alla persona che l'ha fatta arrabbiare, poi la bruci. Ok. E della lettera che ne faccio? Che ne dici di berci un buon caffè e poi fare l'amore? Ok. Come lo vuoi? Lungo. E il caffè? Le donne chiedono se sono grasse e poi dici sì. Stronzo. Dici no. Bugiardo. Stai zitto. Chi tace acconsente. Soluzione, fingiti morto. E per finire, oh, come si chiamano le tue bimbe? Asia e India. Le abbiamo concepite durante un viaggio intorno al mondo. E i tuoi maschietti? Ronco e Bilaccio. C'era coda in Appennino. Grazie. Alessia De Pasquale. Giampiero Sterpi. Possiamo dirlo che questo festival è stato targato da due grandi attori, Alessia De Pasquale e Giampiero Sterpi. Grazie mille, buon divertimento. Bello grazie, sentire grazie, questi Riccardo. Applausi col pubblico in presenza. Grazie davvero. La, la, la. Bene, partiamo con la gara, veloci veloci, adesso vedremo 5 comici, boom, boom, boom. Partiamo dal primo che è genovese, ha vinto il Festival Cabaret Emergente nel 2012, uno dei più apprezzati autori comici italiani. È una gioia averlo al Festival della Comicità Italiana. Apre la gara Stefano Lasagna. Buonasera, grazie di essere qui. Noi abbiamo già vinto con la sala così piena. Prima leccata di culo, mettetela da parte. Ora, non so se si vede, io recentemente ho superato i 20 anni, quindi... Quindi mi scopro però a dar ragione ai vecchi, quelli che pensavano, ma un tempo si stava meglio, un tempo era tutto migliore.
Forse è vero, cioè non so, nel fare la spesa. Io mi ricordo che mia nonna mi portava un emporio sotto casa, era, credo, Conad Margherita. Piccolino il negozietto, dentro c'era sto mino, il signor Berto, aveva il grembiule della Parmalat, la cuffietta della Cirio, poi sono andato a puttane tutte e due, ma non è questa la storia. E in questo negozietto però aveva tutto Berto, era completamente stipato, soppalcato fino al soffitto. E chissà perché Berto in alto ci teneva le latte di Pelati da 2 chili e la carta igienica. Anche lì uno dice, sì, adesso si sta meglio. Ma la carta igienica di allora, ma quali 4 veli, 20 piani di morbidezza, il cane che ci si è rotto là dentro, fa una carta igienica colorata, profumata, ma sapete cosa serve? Beh, lì, ma cosa, no? Ai tempi la carta igienica era un velo, grigia, ruvida. Ma aiutami a dire ruvida, mia madre la usava come deterrente, mi diceva o fai compito o ti pulisco il culo. E quando tu ordinavi qualcosa a Berto, lui tirava fuori quella specie di pinzetta che da un lato schiaccia e dall'altra fa le forbicine così, ma era figo Berto, glielo menava soltanto la lattina, non la prendeva, quando veniva giù la prendeva così, era il mio idolo Berto, fantastico. Poi gli anni passavano, i riflessi erano quello che erano, Berto passava più tempo alla maxillo facciale che nel negozio, e allora ha ceduto, hanno aperto dei cinesi con l'happy ending, va bene, non importa, e c'è un enorme supermercato poco vicino, ma non è bello come andare da Berto. Ad esempio il latte, io mi ricordo mia nonna mi diceva vai a prendere il latte, non c'erano specifiche strane, io andavo dal lattaio e gli ho detto la nonna che vuole il latte, ed era il latte. Ora cazzo vai al supermercato, scusi il latte, là 14 metri di scaffale, mascarpone, panna, latte grasso che fa schifo, latte grassissimo, latte più grasso dell'intero, latte intero ma ancora un po' grassottello, latte intero, latte non tanto intero ma più di parzialmente scremato, parzialmente scremato, parzialmente scremato, un po' tanto parzialmente, scremato, scrematissimo, acqua sporca, acqua, cartone vuoto. Vai al piano di sopra, latte di soia, latte di mandorla, latte di quinoa, latte di capra, latte di pecora. Latte lubrificato, lubrificato con serbatoio, stimolante per lei, ritardante per lui. Latte di senza lattosio. Ma perché compri il latte senza lattosio? Ma dimmi perché compri il latte senza lattosio? Cioè come comprare una bambola gonfiabile senza buchi. Latte senza lattosio. Poi vai al reparto gastronomia e capisci perché le cose vanno male. Prendi il numero, beh, 71, dai. Serviamo il 19. Perché sono i pensionati, prendono 18 numeri, poi vanno in giro alle poste, in banca, tornano alle poste, vanno in banca, all'estratto conto, nel negozio, vabbè, dai, riesco ancora ad andare alle poste una volta a rompergli i coglioni. Serviamo il 20. Eh? 21? Dai, 71, mancano 50, cazzo. 22? Ho il 20. Ma venga, signora, mi dica. Dove glielo metto il bigliettino? Signora, dove vuole? Posso esserle utile? Glielo metto nel cestinino? Me lo mette nel cestinino, signora, grazie. Se mi dice cosa vuole... È caduto nello stracchino. Sì, non importa, signora, mi dica. Volevo 80, 75 grammi di mortadella. E parte la litania della commessa. Vuole la mortadella originale bolognese, vuole la mortadella col pistacchio, vuole la mortadella italiana, vuole la mortadella in offerta. E mentre dice mortadella in offerta, la telecamera di Google Maps si stacca dalla pianura padana e vola verso est in Bulgaria, dove atterra su prati verde cesio con maiali 8 teste e 5 orecchie che pascolano felici sulle loro 9 zampe. E la vecchietta gli fa: ma è buona la mortadella in offerta? Ma cosa cazzo vuoi che ti risponda la commessa che guadagna 700 euro al mese per lavorare 24/7 Natale Capodanno? Cosa ti deve dire di questa mortadella? La verità, signora, la mortadella in offerta fa cagare. L'ho data al mio gatto, una fettina, è morto vomitando gli occhi, signora. Ma zitti,
Che vado lungo. Ma l'insalata russa è fresca, è gelata, signora, la conserviamo nel forno numero 4 di Chernobyl, azoto liquido, meno 196 sotto zero. E il prosciutto com'è? Il prosciutto è cattivo, signora, ma non cattivo di gusto, è cattivo di carattere. Dobbiamo legarlo perché ci morde, lo dobbiamo chiudere nel frigo. L'altra sera è scappato, voleva andare a puttane. Ma le mozzarelle affumicate sanno tanto di fumo? No, sanno di merda. Ma siccome non potevamo scrivere merda sul cartellino, abbiamo scritto fumo, così per cambiare un po', signor. Questo nel mondo che vorrei. In realtà la commessa dice: no, signora, la mortadella in offerta è molto buona. La paghiamo poco perché ne compriamo tanta, il fornitore ci fa un buon prezzo, guardi, l'ho data al mio gattino, doveva vedere come rotolava e miagolava. L'insalata russa, pensi che una vecchietta qua dietro a 90 anni, noi tutte le mattine le portiamo 10 uova, c'ha talmente tanto Parkinson che alla sera alle 7 c'è 1,5 kg di maionese, signora. Il prosciutto è buonissimo, deve vedere i miei animaletti come si divertono, guardi. Le mozzarelle sanno un po' di fumo, ma le rivelo un piccolo segreto. Se lei le lascia mezz'oretta a bagno nel latte prima di servirle, vedrà che è successo con gli amici. Posso usare il latte senza lattosio? Beh, ma vaffanculo! Adesso potete fare l'applauso. Stefano Lasagna, qua in luce. Grazie. Stefano Lasagna. Volevo dirti, Riccardo, poi scappiamo che siamo secondi. In ritardo. Sì. Ce l'hai una battuta lampo? Sì, 10 secondi. Volevo rifarmi al discorso della bambola gonfiabile senza buchi, che non è una cosa su cui ridere tanto. Io ho un amico che è stato abbastanza innamorato, è uscito 2 anni con una bambola gonfiabile. Poi l'ha lasciata, si bucava, Riccardo, ciao. Stefano Lasagna. Numero 5, grazie. Televoto numero 01, televoto 01. Ale, veloci con il secondo campione in gara da Torino. Beh, pensate, lui per 7 anni e recentemente ha fatto parte del cast di Colorado su Italia 1, quindi per me averlo qui è veramente incredibile. Ha partecipato anche a altri programmi televisivi importantissimi, ha vinto tanti festival, un onore, un privilegio che calchi il palco del Festival della Comicità Italiana, Mauro Villata. Beh, non avete mai visto uno figo? E Riccardo mi ha detto: vai lì, parla di quello che vuoi. Parlo che vivo in una famiglia di devastati mentali. Partire da mio padre è tirchio, mio padre è tirchissimo, mio padre è figlio di Tony Curtis e Betty Curtis, cazzo, bracci Curtis, non riesce ad arrivare a prendere i soldi in tasca. Quest'anno vai in vacanza dei nonni, mio padre. Io no. No, tu quest'anno vai in vacanza dei nonni. No, papà, no, in vacanza dei nonni. No, no, tu vai in vacanza dei nonni. Sì, no, arriva con la santa donna mia madre, fa cazzo. 2 mesi davanti a una lapide al cimitero, il bambino si annoia.
È vero. Mangi i fiori, bevo l'acqua, faccio i baffi sulle foto, mi rompo le balle. Allora giocare fuori, dai, veloce. No, io fuori non ci vado. No, vai a giocare fuori. No, papà, fuori no. Sì no, arriva mia madre. Cazzo, sono su un aereo, tranquillo. Dunque, mio padre è tirchissimo. Mio padre aveva 3 denti, poi 2, poi 1, perso anche quello. Parlavi con lui, ti tirava su un'umidità della Madonna. Mia mamma fa, cazzo, non hai un dente, ma vai dal dentista, vatti a mettere dei denti. Mio papà va dal dentista, torna con 3 denti. Minchia, ma vai dal dentista, mia mamma fa casa, vai dal dentista senza un dente, torni con 3. Ma li ho fatti fare scorrevoli, così tutto dove mi giro sembra che li ho. Ma è scemo o no? Un altro devastato, mio nonno un carattere di merda, cioè per dire che carattere di merda che c'ha mio nonno, cioè quando è morto sotto la lapide, lì sotto la foto c'è scritto cazzo guardia, fatto mettere, per dire, no? Non potevi dire niente, perché mio nonno, Fausto si chiamava, guarda, abbi rispetto per le persone anziane come me che hanno fatto la guerra, io ho fatto la guerra 15-18, ho detto, cazzo nonno, 3 anni, no, dalle 15 alle 18, mica. Sparavano 3 ore e sono andato a casa da nonna. E abbi rispetto per me, che sono tuo nonno, io sono nonno Fausto, devi avere rispetto, guarda che io al mio paese mi sono fatto tutte le donne del paese. Ho abusato di alcolici, ho abusato di droghe, mi sono fatto tutte le droghe, mi facevo un sacco di cane, andavo alle scommesse dei cani, giocavo a poker nelle bische clandestine. Poi mi sono detto, Fausto, c'hai 8 anni, datti una calmata. Per non parlare di mia sorella, siccome mia sorella sarebbe sangue del mio sangue, no? Cioè non posso proprio dire quello che è mia sorella, cioè, cercate di leggere tra le righe. Dunque, mia sorella è mignota. Cioè, per quantificare quanto è mignota mia sorella, se la Warner Bros. L'avesse presa a fare Willy Coyote nel Lucero, lo prendeva la prima puntata. Un giorno abbiamo chiesto all'uomo del monte, scusa, all'uomo del monte, ma mia sorella è veramente mignota? L'uomo del monte ha detto sì. Ha visto più pise di lei che la Valle degli Orti. Ma per dire che mia sorella, per dire quanto mia... Cioè un giorno mia zia mi fa, ah Mauro, ho visto che tua sorella ha trovato lavoro. No, è sempre a casa. No, ho trovato lavoro, ho visto all'Unieuro. Ma no, nonna, ti dico di zia, ti ho detto di no, sono io. No, ma ho visto che lavora all'Unieuro, c'è scritto fuori, cosa? Batte forte sempre, ho detto, sarà la sorella di Mauro. Mio fratello, un altro devastato mentale. Un giorno arrivo a casa del mio fratello e dico, stava montando nel garage, sul manubrio della bici una porta di un appartamento. Ho detto, cazzo, ma... Cioè, ma monti sul manubrio della bici una porta di un appartamento. Ma sai, ho rotto il campanello, al limite busso. Scemo o no? Poi ho avuto anche problemi il primo giorno di scuola. Sono andato a scuola, la maestra fa, sa, conosciamo i nostri ragazzi, facciamo delle domandine. Sì maestra, facciamo le domandine. Allora, chi mi sa dire di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Ho detto io maestra. No, te dopo, sentiamo Margherita. Ah, il cavallo bianco di Napoleone era bianco. Ma che brava, ma bravissima. Adesso sentiamo, vediamo un po', chi sa dirmi che quanti erano i 7 nani di Biancaneve? Io maestra, io. No, tu dopo, sentiamo Ferruccio. Maestra, i 7 nani di Biancaneve erano 7. Ma che bravo. Adesso facciamo una domanda a te. Sì, a me maestra. Sì, parlami dei poeti inglesi del 700. Ma dici a me, allora sei stronza, gli ho detto. Sei incazzata, mi ha sospeso, ma non è che mi ha dato dei giorni sul... No, mi ha proprio preso così, fuori dalla finestra per un piede. Fa bastardo, se lo fai un'altra volta ti lascio andare. Ce l'ho detto a mio padre, tirchio per tirchio mi ha mandato dai frati. Dunque noi eravamo ragazzini, avevamo i giornaletti, sai, i primi giornaletti, quelli un po' a luci rosse, stavamo guardando i giornaletti, guarda questa qui, guarda che tette, e il frate, cos'è che guardano i miei fanciulli? Scusi, frate, abbia pazienza, guarda questa qui, guarda che c'è il perizoma, modo, e il frate, ma cos'è che guardano i miei fanciulli? Frate, scusi, abbia pazienza, si chiamava fra i coglioni, madonna, eravamo sempre in mezzo alle balle, l'unica che si salvava era mia nonna, noi la chiamavamo nonna Sprint, perché mia nonna a 65 anni si sparava 5 km a piedi tutti i giorni. Adesso 65 anni, 5 km a piedi tutti i giorni. Adesso ne ha 90, non sappiamo dove cazzo è finita. Nonna, nonna, per piacere, nonna, dove sei? Nonna, nonna! Mauro Villata. Mauro Villata. Non dalla mano. Grazie di aver partecipato a questo festival. Grazie a te, grazie. Bocca al lupo, grazie, viva grande. Il lupo, grazie davvero. Ciao. Ciao.
Sono felice di avere in questo festival Francesco D'Agostino. Buonasera, buonasera a tutti quanti, si sente, no? Che comunque sono di Bolzano Alto, uscite Caianillo Sud, quindi è facile capire. Però volevo dire una cosa, napoletano nato il 23 novembre del 1980. Mentre io nascevo, a Napoli si registrava il 7° grado di magnitudo della scala Richter, un terremoto. Poi nel 1992, mio padre, che lavorava nel mondo dell'edilizia, ci siamo trasferiti a Firenze. E dopo 2 settimane è arrivata l'alluvione. Tutto si è sistemato nel 2001, quando ho vinto una borsa di studio per andare a New York, ma quell'11 settembre è con gran piacere che stasera sto qua a Teatro Storchi di Modena. Se volete grattare, grattatevi, se no vi fate dare una mano da quello a fianco, se no ci sta sempre tocca cielo, che il Signore sia sempre con voi. Ma essere napoletano è difficile, perché quando sei napoletano devi saper cantare, ballare, recitare. Io sono pure incensurato. E a casa mia questa cosa è illegale. Mia madre ha guardato mio padre e ha detto: ma tu hai capito che ha fatto oggi? Che ha fatto? È uscito con il casco. Mio padre ha detto: ma che cazzo te lo metti a fare il casco? Come se tu dovessi ammazzare qualcuno. Papà, ma il casco è importante. Il casco salva la vita. Ho capito, Francesco, ma tu la moto non ce l'hai. Ha guardato mio fratello con gli occhi rossi e là ho capito che avevano fumato insieme. Poi mi ha guardato e ha detto: ma non potevi essere come lui, ti drogavi pure tu. E mia madre: cosa abbiamo sbagliato nell'educazione di questo ragazzo? Cos'è, sono i valori della vita? Sto scemo, si è laureato pure. Poi arrivi a Milano. Sono arrivato a Milano. Napoletano? Sì, dalla nascita? No, sono nato bruco. Però per una settimana sono diventato napoletano. Ma se sei napoletano, verace, ti piace anche la musica partenopea? Sì. Ti piace pure Gigi D'Alessio? Sì, mi piace pure Gigi D'Alessio. E di Gigi D'Alessio cos'è che ti è piaciuto di più? Anna D'Angelo. Seconda settimana a Milano. Si sono rubati l'auto, sono entrato in casa, piangevo, la mia ragazza mi ha guardato: che piangi? Tanto tu comunque c'hai incendio e furto, capito? Ma come ce lo dico io napoletano che s'hanno fottuta la macchina a Milano? Subito mi ha chiamato mia madre, la madre napoletana: signori cari, non ti dice come stai, che è successo, cosa è successo? Ti sei fatto fottere l'auto. Ma come lo sai? Lo sanno tutti. Tuo padre non vuole uscire di casa. Aveva ragione lui. Era meglio se ti drogava. C'ho pochi minuti. Arrivi a Milano, cioè fai il tuo sogno d'amore, porti la tua milanese doc a Napoli per presentarla ai tuoi genitori. Milanese doc, infatti, era nata a Messina, la porti e la mamma napoletana incomincia ad usare un linguaggio afrocampano. Come ti chiama tu? Mamma è di Messina, ti capisce?
io ho fatto da mangiare, tu mangia tutto, mamma di Messina, ti capisci? Preparato il letto, tu hai freddo, dormire sotto coperta, mamma è di Messina, ti capisci? Ho capito che è di Messina, ma che ne so io da quanto tempo stai in Italia? E c'è una frase, è una domanda che ci fate sempre a noi napoletani quando arriviamo in terra straniera. Ma è vero che a Napoli rubate portafogli? No, è un gioco di prestigio. Perché dovete sapere che la parola magia è un acronimo. Una parola di 5 lettere di origine napoletana, ovvero sia M-A-G-I-A, M. Mantenetevi il portafoglio. A, attenzione al portafoglio. G, guardatevi il portafoglio. I, se si è fatto il portafoglio. A, si hanno fatto il portafoglio. Francesco D'Agostino, vieni, vieni, Francesco. Il pubblico va lasciato esprimere. Sentiamo il pubblico di Modena. Direbbe Renato Zero, siete grandi! Senti, rimani un secondo. Hai fatto 5.36, ma il tempo non c'entra. Hai parodiato la Funeral Home, non è Toccacielo, ma Terracielo, hai fatto apposta. Ah, Terracielo. Hai fatto apposta o ti sei sbagliato? No, 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 mi sono sbagliato. Ti sei sbagliato apposta, ho capito. Francesco D'Agostino. È un duo, Marco Cazzulani, Stefano Canò, Milano, e si sono incontrati lì e hanno portato in scena il loro spettacolo Volevo fare Sold Out. Poi li abbiamo visti a Colorado Café e a Cestinale Veramente, a B come Sabato in Rai. Loro fanno una comicità diversa, davvero speciale. Una grandissima gioia averli al Festival della Comicità Italiana, che tra poco chiameremo il Festival di Modena, i Peace and Love. Cosa c'è? Da mezz'ora che ti chiedo perché ci siamo vestiti così. Ascolta Stefano, noi siamo due ex attori porno, non ci siamo mai vestiti e ho trovato solo questi, non è che... Sua, ma perché ex attori porno? Perché ormai non ci vogliono più e quindi andiamo in giro, facciamo altro, insomma. Ho capito, ma tu l'ultimo film cos'è stato? L'ultimo film che ho fatto, che poi ho smesso, è stato un film... ho smesso perché era un film sul golf, non è che sul porno sul golf non è... Vai, ma che ruolo facevi? La buca, cazzo. Non è che proprio... L'ha capita. No, io invece da quando ve lo devo dire, da quando ho smesso di fare film porno non sto per niente bene. Ma te lo dicevo, devi continuare a far sesso perché poi vengono le allucinazioni, capito? Ma difatti ne parlavo ieri sera con Batman e... Immagino. Comunque adesso... Per poter vivere andiamo in giro, cantiamo delle canzoni, le modifichiamo un po' sconce, un po' no, insomma facciamo cose del genere, capito? Per vivere. Non ho capito, possiamo fare un esempio? Certo. Giusto per farmi capire cosa succede. Ok. Andavo a 100 all'ora e la sbarra è stata giù. Casello di merda, Modena Sud. Usa il Viagra che la sbarra viene su. Esattamente così. Allora base. Butta in aria le mani e poi falle vibrare. Cazzo, me le fate buttare? Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E guardo il mondo da un oblò. Dove cazzo sto? Mi fai venire i brividi. Va che non fa così, eh. Ma va. Cielo grande, cielo blu. Cielo come lo vuoi tu. Angelo, prenditi cura, direi. Volentieri. Ma scusi, lei chi è? Piacere Angelo. Piacere mio.
deciso che un sogno così non ritorni mai più. Poi d'improvviso venivo. Mi fai venire i brividi. Va che non fa così. Ma va? Labbra rosse, Coca-Cola. Dimmi un segreto all'orecchio stasera. Mi si è rotto il vibratore, ma va bene così, tanto ne ho ancora mille. Minchia, a pile come sei messo? C'ho le ricaricabili. Ah, beh. Ma com'è bello andare in bici per i colli senza sella. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Che abbiamo 7 minuti, cazzo. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. No Marco, no, non esageriamo, perché le donne non vanno trattate male. Già, troppe merde lo fanno effettivamente. Se devi amare una donna, fallo forte, non con la forza. Ed è per questo che ti dico, e non c'è sesso senza amore. Ma vai a cagare, vai. Mi fai venire i brividi. Va che non fa così. E com'è che fa? Prova. Mi fai venire i brividi. Bravo, fa così. Cazzo, non poteva mettere l'autotune. È rotto. Dai ragazzi, su, dai, come attori porno siete finiti. Come cantanti, guarda, neanche dovete incominciare. Aspetta, fermati un attimo. Guarda che noi in realtà nasciamo come ginnaste. Ah, come ginnaste, non si direbbe però. Non si direbbe, è passato qualche anno, però siamo state plurimedagliate alle Olimpiadi, perché noi facevamo parte della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Ah, la ginnastica ritmica. E come si chiamavano le ginnaste? Le farfalle. In pedana con il cerchio, la nazionale italiana di ginnastica ritmica con Stefania Laurito e Marcella Santoni. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Bring the action. Questo è l'applauso del Teatro Storchi per i Peace and Love. Grazie a voi, è bellissimo sentire il pubblico. Lasciatemelo dire, abbiamo passato 2 anni e mezzo a casa, abbiamo fatto spettacoli in streaming, cose, ma il calore della gente è una cosa meravigliosa. Io amo la gente, non me ne voglia il mio direttore Ettore. Bellissimo tutto, ma il calore che ti dà la gente è davvero fantastico. Numero uno! Chi? Ah, grazie, mio zio. Grazie, zio. Sei sempre qua. La, 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 la.
Un attore, un beniamino del pubblico modenese, emiliano, un attore bravissimo che davvero ci onora della sua partecipazione. Andrea Ferrari, amato qui, dal pubblico. Buonasera. Brevissimo. Sì, Andrea, ti lascio. Chiedo scusa, buonasera a tutti. Sì. C'è una persona, dopo tanti omaggi che hai ricevuto, tanti complimenti, io ho una persona che ti vuole conoscere. Ma è un tuo fan. Adesso? È un tuo fan. È 40 anni, è stato adottato dalla città di Modena, lo dico piacevolmente alla presenza di Giancarlo. Sì. E se vuoi, ti vuole conoscere. Vabbè, ti segue facciamo da 40 anni. Una cosa veloce. Posso, okay. Sì, posso farlo? Ma è modenese, modenese. Lo accogliamo con un applauso. Signor Pasquale, vieni Pasquale. Ma è un modenese. È Riccardo Benina. Sì. Oh, te posso dire una cosa? Ma sai che sei bello da vivo? A te lo dico a me? Cioè, rispetto alla televisione, Riccardo Benina, faccia un applauso alla Benina. Ma applauso? A te lo dico a me, che t'ho visto l'altro giorno al Marchet. Eri lì con la tua fidanzata al Marchet, lì nel palco del PES. Perché a te ti piace, ti mandi il PES. A te ti piace tanto il PES. Sì, sì. Alla tua fidanzata ci piace un po' la ciulciccia. ci piace la ciulciccia, perché a te la dico, sai che io c'ho anche un tuo disco di 40 anni fa, quando, e tra l'altro c'era anche Giacci Bellini che ti faceva lo sponsor, perché la canzone si chiamava Non si può morire dentro. No, quello l'ha fatto un altro fortissimo che è qua con noi. No. Vabbè, ma sai che sei bella, bro? Perché adesso a me la mia moglie era, io ero lì al Marchetto con la mia bambina e il bambin, a te la dico a me, che ho due nipotini belli, E il bambin si chiama, come te si chiama? Il nipotino si chiama Riccardo. Sai come si chiama la bambina? No. Benena. No. Ah, davvero, Ma no, te la dico a me, che adesso a me, vado, io e la mia moglie andiamo sempre lì a siamo in pensione, che a te la dico che a me vado a fare a bocciofila, a giocare al boc, anche oggi ho fatto una buciata che il balen lo sono andato a tour a Castelfranc. Invece la mia moglie va sempre a un corso di inglese, tanto per passare un po' il tempo. Anche ieri sera è venuta a casa e mi ha detto prison calling engine in del chusel. Modenese. E ho detto savu. È modenese. A te la dico a me, a Modena è bella. Comunque io adesso ero lì nel banco perché a me siamo andati a mangiare i tortellini, perché la domenica viene Megendero a mangiare a casa chi mia. Chi viene? Megendero viene. Viene Megendero con la mia bambina che se la si è sposata, la mia bambina, e viene a mangiare i tortellini, e che non capisco mica perché sono 40 anni che stacca Modena e mi continua a chiamare Marocain. Ciao Riccardo. Grande. Buona serata a tutti. Ciao. Andrea Ferrari. Grazie. Fantastico. Bravissimo. E adesso è il momento di una... cantautore, un ragazzo giovanissimo che ci ha accompagnato in tutto il percorso del festival e a Vignola, ammirando la formigine, ha ricevuto dei boati da parte del pubblico. Stasera succederà certamente la stessa cosa, perché ha un talento straordinario, ha 18 anni, da Italia's Got Talent, Alberto Conti. Che entra con la sua chitarra, la sua amica di sempre. E vi lascio col grande talento di Alberto Conti. Sette mila caffè li ho già presi perché
stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, facciata al balcone, vestita di 7000 caffè, è l'effetto che ho quando arriva al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo un bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella, e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore, se non vuoi non finirà mai. Oh, non finirà mai. Grazie mille. Andiamo avanti con la gara, sesto campione in gara, e qui davvero siamo tutti increduli. Ha fatto parte del cast fisso di programmi cult della televisione come Drive-In e Colorado Caffè. La sua comicità è letteralmente irresistibile ed esilarante. Un artista straordinario, incredibile, e vederlo qui è davvero una cosa da non credere. Al Festival della Comicità Italiana, Roberto De Marchi. Mi hanno già chiamato dentro, metti giù un attimino, sì, ti chiamo dopo io. Eh? Sono già sul palco, dai, ti richiamo. Come non vuoi darmi i soldi? Ci possiamo sentire più tardi? No, ascoltami tu, non mi interessa, eravamo d'accordo, i soldi me li dai domani e domani me li dai, ok? Vai a battere, vai a rubare, ma li voglio domani, ok? Ciao mamma. Cosa c'è? Io amo la mia mamma, oh! Sono anche sposato, anzi Benini, io non sono qui per il festival, in realtà mi scrivo tutti perché mia moglie guarda tutti i festival, la sto cercando, no? E quindi da questa posizione vedo tutti. Agatha! Agatha! No, è uscita 2 anni fa di casa dicendo che andava a comprare sigarette e non è ancora tornata. Comincio ad avere un po' di dubbi, eh. Ma non perché sono passati 2 anni. È che lei non fuma. L'ho conosciuta in uno spettacolo, pensa, l'ho fatta ridere per 2 ore, appena mi ha visto nudo ha pianto per mezz'ora. Perché è una donna sensibile, mi fa perdere la testa quella donna. È romantica, non è facile oggi trovare donne romantiche, vero? Tu sei romantica? No, andiamo che si tromba. Bisogna essere romantici. Vi faccio un esempio di quanto mia moglie sia romantica. Una volta eravamo in un castello, bellissimo, c'erano letti grandi, lampadari enormi. Lei, sul letto, il 10 di agosto, lei alza lo sguardo al soffitto, mi guarda e dice: guarda amore, una stella cadente. Siamo rimasti uniti su quel letto 3 giorni, schiacciati dal lampadario. Ci gioco tanto, perché è importante giocare con le proprie mogli, perché non è così, ti fanno perdere la testa. Oh, questo gioco fatelo, però è stato un gioco bellissimo. Una volta eravamo in macchina, dico amore, dai che giochiamo, ti lascio qui in piazza, faccio il giro della piazza e ti tiro su come se fossi una prostituta. Oh, ma se ci siamo divertiti! Oh, 3 ore di fila per recuperarla. Sei entrare della parte! State pensando male? Ah, perché mia moglie non mi farebbe mai un torto. Ne sono assolutamente sicuro io. Cosa c'è? Non è mia moglie! Sono stato dal parrucchiere prima di venire qua. Mi fa: Roby, ho sbagliato l'opzione. Sono usciti 2 codini. Ti danno fastidio 2 codini? Dico, no, quello che dà fastidio è la riga in mezzo. Mi fa: perdi i capelli? No! Prova questa lozione e vedrai, ti rallenta la caduta. L'ha rallentata, eh? Prima cadevano così.
adesso cadono così. Poi mi guarda e fa: diamo una spuntatina? Dico: perché? Perché le doppie, triple, quadruple punte. Dico: lascia stare i miei capelli che sono intelligenti, han capito di essere in pochi e per me si fanno in due, in tre, in quattro. Sai dov'è il mio parrucchiere? Coiffeur. Quindi non è mia moglie. Se io dovessi beccare mia moglie a letto con un altro, se dovessi beccare mia moglie a letto con un altro, io mi ammazzo. Meno male che l'ho beccata sul divano, in cucina, sul tappeto, ma mai sul letto. E il letto l'ho comprato io, ci tengo le mie cose. L'ho comprato all'IKEA. È stata l'unica cosa che ho montato in camera. Ma che una donna così ti fa perdere la testa? Oh, zio, orco cane! Perso la testa. Oh, zio! Devo capirlo che l'ha fatta così! Fino a quando ci siamo messi insieme. A lei piaceva tantissimo fare l'amore in auto. Io guidavo e lei stava dietro con un altro. Quando ci siamo sposati, Lido, avere un sentore, si sa che almeno quel giorno si deve fare, vero o no? Arriviamo a casa dopo la cerimonia, dico: amore, adesso che siamo soli, io e te, ti va di farlo? Mi guarda stupita, fa: ma è un'idea fantastica. Sei vestita tutta sexy ed è uscita. Ci rimani male! Una volta arrivo a casa e la becco sul divano col suo principale, col suo datore di lavoro. Vado vicino e faccio: Robby, difletti che se lo spaventi la licenza. Non è il momento giusto. Dico: amore, mi tradissi? E lei: ma no, coccolo. Lo sai che quando non finisco in ufficio, il lavoro lo porto a casa. Ci rimani male. Il giorno dopo mica te la becco in cucina con uno di colore. Dico: adesso dimmi che questo qui è dell'ufficio. Mi guarda e fa: amore, con la crisi che c'è in Italia, anche in ufficio un po' di nero ce lo facciamo. Ci rimani male. Un'altra volta la becco su un tappeto con un palestrato e dico: e questo chi è? Allora mi tradisci? E lei: ma no, coccolo, è il personal trainer, lui è il tutor. Dico: che lo infila tutor, lo vedo. Dico: ma perché continuo ad andare con gli altri? Ma non ti basto io? Mi guarda seria e fa: vedi che non capisci niente, stupidotto. Io vengo con te perché non mi bastano gli altri. Ti cambio l'ottica della vita, eh? Prima ti sentivi cornuto, poi importante. Una donna così ti fa perdere la testa. Una volta ero in macchina, volevo fare uno scherzo, dico: la chiamo: amore, che dici? Se stasera lo facciamo in tre. E lei: se ti sbrighi. Lì ho detto: basta, adesso la tradisco io, ho fatto bene? Sai con chi l'ho fatto? No. Tu lo sai con chi l'ho fatto? Qualcuno lo sa, era buio, vorrei farlo un'altra volta. Roberto De Marchi. Pensa, eh sì, che l'ho fatto con la sua migliore amica. 7:10, se vuoi chiudere, chiudi l'ampo. Una donna, l'ho fatto con la sua migliore amica, lei è entrata di moto, va: ah! Allora mi tradisci? Dico: mi alzo, tu cosa hai fatto fino adesso? E lei: zitto, scemo, sto parlando con lei. Una donna così ti fa perdere la testa. Oh, sì! Questo è Roberto De Marchi. Grazie. Vieni, vieni avanti e raccogli l'applauso, grazie, del pubblico modenese. Siete veramente un pubblico superfluo, grazie. Meraviglioso, meraviglioso.
Roberto De Marchi, grazie. Tutti i posti occupati. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie per aver accettato l'invito, Roberto. Grazie a te di avermi invitato, caro. Il settimo campione in gara, questo merita una presentazione particolare. Da Padova porta il suo spettacolo nei più importanti teatri italiani. Nel 2017 il suo primo libro, Anna che sorride alla pioggia, con Sperling e Kaffler, vince il premio Selezione Bancarella. Chi è Anna? Anna è una bambina speciale, ma una bambina felice. E in questo libro, questo artista ha raccontato, questo libro che ha venduto decine e decine di migliaia di copie, ha raccontato la storia del concepimento, della gravidanza e della crescita di questa bambina. Collabora con il Corriere della Sera ed è accompagnato al Festival della Comicità Italiana dal pianista Nicola De Agostini, che accogliamo sul palco. E siamo pronti per ascoltare e gustare, vedere la comicità profonda di Guido Marangoni. Grazie. Grazie. Che bello. Dopo una presentazione così mi presento io con due mollette, perché questo sono dono di mia nonna che mi ha detto: vai allo Storchi e stendili tutti. No, era per abbassare un po' il livello, perché Riccardo ha un po' esagerato. Anche perché voi vi chiederete, una persona come me, appunto, che pubblica con Sperling e Kaffler, con Mondadori, che scrive sul Corriere della Sera, che ha un pianista che si chiama De Agostini, beh, al massimo poteva andare al Salone del Libro, ma che cosa c'entra qui, no? Effettivamente non c'entro assolutamente niente, no, nel palco in generale non c'entro niente, ma io ho sempre sognato di fare il comico, ma non ho mai potuto farlo perché sono balbuziente, sono molto molto balbuziente. Questo pezzo che vi farò adesso, se fosse in originale, durerebbe 2-3 ore così, ma invece ecco, farò finta, quindi diciamo nei prossimi 5 minuti fingerò, come dice sempre mia moglie. Allora, guardate, no, la balbuzie è sempre stato un grande problema per me. Io ho sofferto tanto da piccolo, tantissimo. Guardate, alle scuole medie e mi prendevano tutti in giro, ero bullizzato. E poi avevo un compagno di classe che si chiamava Daniel, che aveva una particolarità. Parlava così! Che non c'è niente di male, però qualcuno di voi ha riso. Siete un po' bulletti anche voi, Guardate, anche lui lo prendevano in giro, ma veramente, proprio lo insultavano, tutti e due. Eravamo i due ragazzini più presi in giro della scuola, ma proprio per questo tra noi è nata una grande amicizia. E in quegli anni era appena uscito il primo episodio del film Guerre Stellari. Avete presente quello, le spade laser, quell'uomo nero, vestito di nero, grande, con l'asma, che dice, ascolta la forza, percepisci la forza. Avete presente, no? E io, che ero cintura nera di chierichetto, capito? A un certo punto dico, ma Daniel, ma secondo te questa cosa della forza non è un altro modo di dire la fede? Senti che la forza sia con te e con il tuo spirito, andate in pace. Io parto con le mie cose, insomma, da chierichetto. E lui, scandalizzato, mi guarda e mi dice, Guido, io sono ateo. Allora, io che non sapevo cosa voleva dire ateo, la prima cosa che mi viene in mente è sta a vedere che l'ateo è uno che parla così. Allora gli dico, Daniel, tu con me puoi stare tranquillo, perché tanto io sono balbo. Lui mi guarda e mi dice, sì, questo l'avevo notato, ma tu sei un deficiente, cosa c'entra? Ecco, quando una persona mi dà del deficiente, per me è la persona giusta, cioè la persona che ha capito, che mi ha capito. E Daniela, mia moglie, mi dà del deficiente 3-4 volte al giorno, io sono tranquillo. Anche Riccardo, la prima volta che ci siamo incontrati, mi ha detto, tu sei veramente un deficiente, è nata una grande amicizia. Però da quel momento io sono tornato a casa pensando che l'ateo fosse uno che parlava così. Allora siamo in cucina, mia mamma fa il risotto e dalla radio della cucina cantano i Cugini di Campagna. Avete presente? Anima mia, torna a casa tu! E io dico, Madonna, santa, senti che atei sti qua?
Mia mamma si ferma. Guido, ma sei deficiente? Io dico, sì mamma, ma senti, questo è un ateismo bello, un ateismo convinto, altro che Daniel. Insomma, mia mamma scandalizzata dice, no, Guido, guarda, cioè, devo spiegarti però, perché poi vai a scuola, ti prendono in giro, ma per forza ti prendono in giro, altro che balbuzzi. Allora mia mamma, bravissima, mi spiega e mi dice, guarda, Guido, ateo è una parola composta da due parti. La seconda parte è teo, che deriva dal greco, vuol dire Dio. La prima parte è una A, che in italiano è messa davanti a un'altra parola e viene chiamata A privativa. Cioè praticamente nega quello che sta dopo. Cioè praticamente vorrebbe dire no Dio, vorrebbe dire non crede in Dio. Si può? Mia mamma, beh, piano, si può. Tu vai a fare il chierichetto, va a messa. Io, ma si può non credere in Dio? Ma grazie mamma, io credevo fosse obbligatorio, grazie, io voglio diventare ateo. Adesso ho capito perché il mio compagno di classe è sempre dubbioso su Dio, perché si chiama Matteo. E allora niente, vado e in camera, proprio entusiasta per in questa mia strada verso l'ateismo, e faccio il mio più grande errore. Mi chiudo in camera e prego Gesù di farmi diventare ateo. Tant'è che anche lui in persona a un certo punto mi ha detto, senti tesoro, guarda, io sono l'ultima persona, cioè io sono onnipotente, ma questa cosa non posso farla, non posso esserti d'aiuto. Ma poi la vita è andata avanti, insomma, mi ha regalato degli incontri meravigliosi. Mia moglie, mi sono sposato con mia moglie, poi è arrivata Marta, la mia prima figlia, la nostra prima figlia, poi Francesca, poi io desideravo tanto il maschio, e devo aver fatto confusione con i cromosomi, è arrivata Anna, con quel famoso cromosoma in più che tanto spaventa le nostre normocertezze, la sindrome di Down. Ma non siate tristi, perché la sindrome di Down è una brutta notizia, ma Anna è una notizia meravigliosa. E allora guardate, per dare senso anche a questo premio Selezione Bancarella, perché guardate, io sono veramente anche in imbarazzo, perché se guardate su Wikipedia, insieme a me, in quei nomi, ci sono altri nomi, tipo Hemingway, Umberto Eco, Vittorio Sgarbi, Bruno Vespa, cioè capite perché sono in imbarazzo. Comunque, quello che ha cambiato tutto è stato l'incontro con Anna, e quindi vorrei raccontarvi il mio incontro con Anna. Prego maestro. Erano le 3 di notte e il reparto di ostetricia era chiuso e buio, e mentre suonavamo ripetutamente il campanello senza risposta, io iniziai a fischiettare un sommesso "Tu scendi dalle stelle", commentando con voce impostata "Non c'era posto per loro nell'albergo". "Ma tu sei veramente un deficiente", mi appellò Daniele bloccando l'insulto, mentre aggrappandosi al mio braccio con la forza di un muratore cercava di ammortizzare la nuova contrazione. Mi attaccai al campanello e come non ci fosse un domani, e finalmente si presentò all'uscio una povera infermiera, ancora con la bavetta sulla guancia e il segno del cuscino. Il tempo di sbrigare le pratiche ed eravamo in sala parto. Cari uomini, quello è il momento che sancisce più di ogni altro istante nella vita di un uomo l'inutilità del maschio. E per me esserci è sempre un grande privilegio. Ascoltai con attenzione le indicazioni dell'ostetrica, contemplai con ammirazione il respiro e le spinte di Daniela, e io zitto, quasi trasparente, mi posizionai dietro alla testa di Daniela, accarezzandole delicatamente le guance, così un movimento leggero. Guardate, questa volta non volevo sbagliare niente. Ancora qualche indicazione dell'ostetica e mi venne un colpo. "Non sento niente", gridò Daniela come un'indemoniata mentre spingeva come una locomotiva. "Guido, mi vuoi togliere quelle mani dalle orecchie, porca puttana?" aggiunse soffocando la parolaccia con una spinta che mi fece davvero tremare. L'ostetrica iniziò a ridere come una matta. In un istante però un pensiero occupò la mia mente. Guardate, provai a domarlo ma non riuscivo a controllarlo. "Ma se non sapessi nulla, riconoscerei la sindrome di Down nei lineamenti di Anna?" Provai a non pensarci. In quel momento Daniela mollò la presa dicendo "Basta ragazzi, io non ce la faccio più, io non spingo più". Io volevo ridere, ma mi scese una lacrima senza nome. Avrei voluto spingere io per lei, ma mi uscì un dai amore, forza, la vedo, ormai è fuori, e accompagnai quell'ultima spinta con i pugni chiusi e i denti stretti fino a farmi male. La piccola Anna era fuori. La contemplai e riconobbi quel taglio d'occhi vagamente orientale.
A quel punto mi vergognai dei miei pensieri. Sì, perché forse anch'io, duro e puro, beh, in realtà speravo che non si notassero. E così mi ritrovai di nuovo prigioniero delle mie paure, sorrisi ancora una volta della mia pochezza. Poi però l'ostetrica girò Anna a mio favore e la vidi per la prima volta nella sua completezza. Mio Dio, ma com'è bella, sospirai. Lei pianse piano, delicata, non voleva disturbare. Io a quel punto baciai Daniela sulla fronte 10 volte, mi si imbalbettò anche il bacio. Sei stata bravissima, amore mio, ti amo. Grazie di cuore davvero. Grazie. Grazie. Guido Marangoni. E grazie di cuore a Riccardo che ha avuto il coraggio di esplorare comicità dove di solito non ci sono. Grazie a te per aver accettato questo invito. Buona serata. Nicola De Agostini. Ciao. Grazie. Da Lucca l'abbiamo visto in TV a Colorado Caffè e poi tanti altri programmi televisivi, tanti festival vinti. Al Festival della Comicità Italiana, un piacere avere Matteo Cesca. Buonasera, io prima di iniziare faccio sempre un piccolo test, no? Per capire un po' che tipo di pubblico ho davanti. Per alzata di mano, quanti mi conoscono già? Vado a casa, vai. Si rifà, va bene, quando in genere c'è un bel entusiasmo, eh? Quanti mi conoscono già? Siete delle merde. Allora, io mi presento, sono Matteo Cesca. E fatemi dire questa cosa: da pochi mesi, per la seconda volta nella vita, sono diventato papà. E nemmeno questo è mio. Io credo che sia del corriere di Amazon, che tutte le volte che mi porta qualcosa mi fa: come stanno i bimbi? Io gli dico: bene, ricordati che il pacco era mio. Vabbè. Allora, io spero che i miei figli giochino a calcio. Io giocavo a calcio da piccolino, però non capivo certi meccanismi, cioè non capivo come mai c'erano certi bambini che non giocavano mai, poi le mamme di questi bambini entravano nello spogliatoio del mister e da quel giorno lì giocavano sempre. Allora io dissi a mio papà, no, dissi: papà, io non gioco mai, perché non mandi anche te la mamma nello spogliatoio del mister? E mio padre mi disse: ma perché un po' di panchina ti fa bene. Non ho mai capito cosa volesse dire. Poi finalmente il mister mi ha fatto giocare, ma solamente per 5 minuti. Allora sono tornato da mio padre e ho detto: papà, ma perché mi ha fatto giocare solo 5 minuti? E lui: perché ho mandato la tua zia. Un altro genio era il mio nonno, che mi raccontava la guerra, solo che c'aveva una puntina di Alzheimer, quindi partiva bene e poi si perdeva. Mio nonno veniva da me e faceva: io ho fatto il 15-18. Io dicevo: ma di che anno sei? Del 24. Dicevo: nonno, ma com'è possibile? Lui: erano altri tempi. Poi gli chiedevo le cose, non gli facevo: nonno, ma Churchill con chi era? E lui: credo con la Fiorentina. Si capiva un caso, io. Non che ora i nonni di adesso siano migliorati, eh? Cioè, ora, per esempio, i miei genitori, no, sono nonni, per esempio mio papà ha grossi problemi con gli audio WhatsApp, cioè non sa mandarli. Cioè, vi faccio un esempio di come manda gli audio mio papà. Mio papà spinge il tasto e fa: Matteo, ascolta, sabato sera vorremmo fare una cena, no, qui a casa nostra, vieni. Gli riporti anche i bimbi, si sta tutti insieme, voglia? Ora, che voleva dire non rispondere, ora io non so. Si faceva l'agnello. Beh, vabbè, dai, tanto c'è un carattere, te sei come la tua mamma, boom, attacca. Dopo un minuto mi manda un audio la mia mamma: Matteo, ma hai litigato con papà? Ma ce l'hai anche con me? Ma è perché non volevi l'agnello? Ma sì, ho capito, no.
io insegnerò ai miei figli che i video porno sono delle storie assurde, assurde, no? Faccio un esempio, vedete, ho visto uno una volta, c'era una ragazza, una bella ragazza, no, che guida la macchina, buca una gomma, accosta, dopo un po' arriva uno e lei gli fa: mi fai vedere come usi il tuo crick? E 30 secondi dopo sono lì che, no? Appena hanno finito questo riparto. E la gomma? La gomma, chi la ripara? Però ho imparato due cose io che vi voglio lasciare dai porno. Io una volta ho visto un porno che si chiamava Sesso Estremo. Io ho detto, ma vediamo cos'è. Ho cliccato, è partito il video e c'era una signora in cucina che era così. No, io ho detto, vada lì, poverina, deve aver perso qualcosa sotto un mobile. Poi l'ho visto che era senza mutande. Ho detto, vada lì, deve aver perso proprio le mutande sotto il mobile. A un certo punto è entrato l'uomo che aveva una bottiglia di birra in mano. Cercava la apribottiglia, no? E si sa, quando lo cerchi non lo trovi mai, no? Allora, stava andando verso un tavolo e poi deve aver pensato, no, lo rovino, meglio andare. Allora io mentre lo guardavo facevo, no, non lo farà mica. L'ha fatto davvero, l'ha inserita e l'ha stappata. Ma quello che a me mi ha sconvolto del tutto è, dov'è finito il tappino? Allora ho capito, in quella casa lì non si fa del porno, si fa la raccolta differenziata. Quell'uomo lì è un genio, cioè se ne mette altri tre oltre alla sua moglie, no? Fa carta, organico, multimateriale e ha risolto il problema della differenziata. Un genio. Oppure guardate, vi do un consiglio, guardate i porno asiatici, perché sono fantastici. Cioè i porno asiatici offuscano le parti intime, no? Cioè quindi davanti ai genitali c'è un bollino. Quindi te il porno non è che lo vedi, lo intravedi. Ora ho capito perché gli asiatici sono tutti con gli occhi così. Perché non si vede una sega, capito? Se te li fai vedere un porno normale o un asiatico, sarebbero tutti così. Poi mentre guardavo mi è venuto in mente il mio nonno, che il mio nonno me lo ricordo ancora, mi diceva basta sesso, sto mondo è tutto sesso, le donne vanno amate, vanno rispettate. A una donna gli devi raccontare una poesia, gli devi cantare una canzone, gli devi regalare dei fiori. Io dicevo, mamma mia, il mio nonno. E poi gli ho detto, scusa nonno, ma come l'hai conosciuta nonna? E lui, e niente, lei bucò una gomma. Ciao! E adesso vieni a prendere l'applauso, Matteo Cesca! Ciao! Grazie. A questo punto nono e ultimo campione in gara. Lui ha 23 anni, arriva da Bruxelles e ha fatto tanto successo a Italia's Got Talent, 4 sì e centinaia di migliaia di visual. La stand-up comedy di Leo De Hemingway. 23 anni, finalista del Festival della Comicità Italiana. Wow, meraviglioso. Sì, sono l'ultimo, quindi per prima cosa vorrei appunto ringraziare gli 8 comici che hanno fatto l'apertura del mio spettacolo, quindi che inizia adesso. Scherzo ragazzi, massimo rispetto, giuro. Non è vero, non c'è più nessuno dietro le quinte, sono tutti a bere in centro, ragazzi. Bene, premessa, non si fa molto, vorrei fare una piccola premessa prima. A un certo punto del mio pezzo, verso la fine, se tutto va bene, vi dovrei far ridere con una citazione di Batman. Perché dico questo? Perché adesso voi ve ne dimenticherete, no? Ma quando arriverà il momento, vi tornerà in mente la mia premessa. E a quel punto, in teoria, dovreste ridere un po' di più. Pochissimo di più, così. Adesso che ho detto questo, nel momento in cui effettivamente riderete un po' di più, vi accorgerete che la mia predizione era vera e quindi riderete ancora un po' di più. Quindi in teoria dovremmo riuscire ad avere una bella risata piena, pure un applauso magari, vedete voi, per una battuta che poi in realtà non era neanche granché. Mi sono spiegato? Bene, se non avete capito ancora meglio, ok? Bene, fine premessa ragazzi, iniziamo il pezzo, fatemi un bel applauso ragazzi, incoraggiatemi, cavolo, sono il più giovane qua. Wow, grazie mille, grazie. Grazie per la vostra energia, grazie Modena. Ok,
Bene, come ha detto Riccardo, è vero, io vengo da Bruxelles. Io sono arrivato in Italia a 18 anni, ok? Sono straniero. E quando sono arrivato in Italia ho dovuto fare quindi l'addestramento del giovane italiano, che voi magari non sapete neanche di cosa sto parlando, perché voi ce l'avete nel sangue, capito? Ma se vieni da fuori, ci sono delle cose che non sai fare di base e che devi imparare a fare. Tipo, imparerai a pesare la pasta con gli occhi. Questa è una cosa solo in Italia si sa fare. Solo in Italia sentirai qualcosa tipo, zii, io però ti avevo chiesto 80 grammi di pasta e questi qua sono 70, che facciamo? Che facciamo? Solo qua si fa questa cosa. Imparerai, questa qua vi odio, imparerai appena uscito dalla doccia a scrivere al tipo con cui c'è un appuntamento, sto per strada? No? Non stai per strada? Lo sai che la strada non comincia dal bagno fino alla tua stanza, lo sai? Non è questa la strada. Lo sai quando è che puoi scrivere sto per strada? Quando stai sulla strada, letteralmente non c'era un trabocchetto, era vero. Era facile. Imparerai, cioè il livello ultimo, questo è tipo il nirvana, eh? Perché neanche voi ce la fate, vi piacerebbe, ma... Imparerai a grattugiare il parmigiano sopra il piatto senza farlo cadere intorno. Impossibile, nessuno. Quello solo il nostro Buddha ce la fa, capito? Mattarella, penso sia l'unico in teoria. Perché c'è presente quel momento in cui inizi a grattugiare il parmigiano e tipo va un po' fuori, allora ti senti furbo, capito? E dici, cambio inclinazione, cambio velocità, ma non cambia niente ragazzi, diciamocelo, ok? È un mito, non cambia nulla. E quindi a un certo punto dici, va bene, fanculo, tempesta di parmigiano, chi sei visto, attacchi a grattare tutto spiano, dove va? E poi fai sta cosa, ragazzi, al limite della decenza della serie. Fa schifo sta cosa, ragazzi, fa schifo, lo posso dire. Ok, no, non posso votare in Italia, però la politica italiana mi diverte molto, devo dire, la seguo molto. E c'è un partito più di tutti che veramente è il mio... Non ho mai capito come si fa a votare. Sto parlando dei 5 Stelle, diciamoci. Non ho mai capito oggettivamente come si può votare 5 Stelle. Come puoi votare un partito che si è dato una recensione da solo? Che ha deciso? Noi quanto valiamo? 5 Stelle. Puoi fare niente contro di noi, siamo perfetti. Non puoi valutarsi da solo, capito? No, io penso se potessi votare in Italia voterei verde, penso. C'è qualcuno che è preoccupato dal riscaldamento climatico? Wow, sono l'unico? Due? Ok. C'è qualcuno che è preoccupato da Putin in sala? Un po' di più? Vabbè, ci sta. No, è vero, ragazzi, io ci penso spesso al riscaldamento climatico perché la mia generazione è la prima della storia dell'umanità a cui viene chiesto di salvare il mondo, semplicemente. È vero, fateci caso, la prima generazione, salvare il mondo. Vengono da me e mi dicono, tu e i tuoi amici, adesso salvate il mondo. Non mi potete chiedere questo, perché mi dispiace, nel senso, io ci ho messo 3 mesi per disinstallare TikTok, ok? Non sono legittimo, non ce la posso fare. Che perché poi faccio delle cose, capito? Tipo, ma non è facile. Ho scoperto qualche tempo fa una società che si chiama la 4Ocean, ok? È una società che raccoglie la plastica degli oceani e la ricicla e ci fa dei braccialetti e li vende al pubblico. E quindi ho visto questa cosa e ho detto, dai, salviamo il mondo, compriamo un braccialetto. E è lì che vedi che salva il mondo non è così semplice, perché ho comprato un braccialetto e poi è passato un po' di tempo, normale, un giorno stavo in vacanza al mare, schiaccia 7 in acqua e ho perso il braccialetto dentro al mare, letteralmente. Questi qua erano stati per mesi in mare a raccattare la plastica. Io ho comprato il braccialetto di plastica riciclata, sono andato al mare e ce l'ho ributtato, capito? Mi sono sentito un traditore, veramente un infame. Mi sono sentito troppo male, anche perché mi sono immaginato questi qua della 4Ocean qualche mese dopo in mare a raccattare la plastica, capito? Saranno capitati sul mio braccialetto prima o poi, capito? Tipo, oh regà, c'è un pezzo di plastica, aspettate, vado a prendere. Oh, non c'è che... Era vero allora. O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo. Grazie ragazzi, grazie mille. Per me è tutto, è stato un piacere parlare con te. Teatro Storchi, wow. Meraviglioso. Una chiacchierata tra amici, questa è la forza
di questo ragazzo che ha 23 anni, Leo Demingway. Grazie mille, wow. Guarda, raccoglili tutti perché questa è già una vittoria, è un super, applauso così. È bellissimo. È già avere vinto. Complimenti. Grazie Riccardo. Bravissimo. Noi il 28 giugno saremo in piazza 20 settembre per il festival della Comicità Italiana con tante sorprese, artisti questi straordinari, una serata organizzata da Modena Amore Mio di Maria Carafoli, alla quale faccio il mio più grande applauso. Grazie Maria per tutto quello che fai per Modena. E poi il 1° luglio c'è una cosa speciale, perché questo festival non finisce con questa serata, è la prima volta che non finisce. C'è un quinto appuntamento, il 1° luglio, al quale siete invitati tutti voi giurati, perché dovrete votare, ma lì voterà anche il pubblico. Perché per la prima volta voterà il pubblico? Perché faremo un festival in una serata unica che si chiama Si fa senza. Chi segue Si fa per ridere lo ha già intuito. Si fa senza, poi potete mettere voi la parola dopo, la potete aggiungere voi, ma sono i personaggi stravaganti, particolari, che sono anche Artuzzi Chevales, Italia's Got Talent, che sono da Paolo Bonolis. E stasera ce n'è uno in sala che ha conquistato tutto il pubblico di Si fa per ridere. Si chiama Sante Biagetti. Io vorrei accendere le luci un attimo e lo vorrei invitare sul palco, perché ti sei meritato questa cosa sorpresa. No, devi venire Sante, perché chi segue il programma lo conosce. Allora qua bisogna, attenzione, abbiamo visto 9 campioni della comicità. Adesso andiamo in un altro mood, quindi bisogna cambiare reparto della mente. Buonasera Sante. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sulla fiducia. Questo signore, che io mi vanto di aver scoperto, dobbiamo ascoltarlo e vederlo in un altro modo. Quindi là c'era il grande talento, qui si fa senza. Ma questo signore è famoso per le sue imitazioni. Lui fa delle imitazioni con gli oggetti speciali, effetti speciali, oggetti speciali. E questa sera ci farà sentire, così come fa lui, 3 beniamini della musica italiana di tutti i tempi in 2 minuti. Sei pronto? Concentrati, la voce mi raccomando, perché ascoltate... Io chiedo scusa se mi cespico. Ascoltate la fedeltà della voce, perché questo... mette a posto la fedeltà dell'imitazione. Sante Biagetti. Grazie. In periferia fa molto caldo, mamma sto tranquillo, sto arrivando. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, quando tu da me volevi solo soldi, soldi. Ma tu palle questi soldi, soldi. Per l'auto soldi, per l'auto soldi, per la casa soldi, per l'amante soldi, 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 soldi. Coglione, sei rimasto senza soldi. Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, le nuvole s'annere in cielo e i passeri lassù non voleranno più. Chissà perché io non cambio mai, no, non cambio mai. Può cadere il mondo, ma che importa a me la pioggia? Non bagna il nostro amore quando il cielo... è blu, la pioggia non mi bagna, sei qui ci sei tu, butta via l'ombra, l'amor che non piove più, non piove più, se ci sei tu. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farmi compagnia. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita
anche me. Ed io rimango qui solo a cercare un bidet. Grazie. Sante Viaggetti, si fa senza. Per ti sei meritato questo palco. È una serata dove ci saranno ballerini folli, artisti stravaganti, circensi, ci sarà di tutto e voterà il pubblico. Umberto Tozzi, 10 secondi. Umberto Tozzi, no, perché la voce si... Ecco, fai questo, è importante. Umberto Tozzi. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Ivano Fossati, Ivano Fossati. Per niente facili. Sante Viaggetti. Grazie. Ciao. Per fortuna che c'è Riccardo, ha fatto un botto come il petardo. Ma cosa dici? Dico che hai fatto il botto e hai trovato una bella compagnia, il più bravo manager che ci sia. E dopo Sante Viaggetti, perché ci piacciono le contrapposizioni, guardate, si fa per ridere che va fortissimo quest'anno a TRC. Dopo Sante Viaggetti vogliamo sentire il saluto e un breve parere del sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, che invitiamo sul palco. Emma, ti abbiamo fatto fare un pochino tardi, scusaci Emma. Ti ricordi quando ti facevo da babysitter? Emma. Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena. Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutte voi. Beh, diciamo che è una bellissima serata, complimenti. Mi sembra che questa trasformazione eleva ancora di più la qualità e soprattutto dà una prospettiva a questo momento per metterlo ancora di più in una dimensione nazionale. Quindi credo che i complimenti vadano a te e all'intera squadra, perché da soli si fa poco, con la squadra si fa tanto. È vero, bravo. E credo che questo sia il primo elemento. Bravo, bravo. Lo si deve fare ogni giorno, naturalmente stiamo passando momenti molto complicati e naturalmente il nostro pensiero deve andare a chi sta soffrendo in Ucraina, a chi sta tribolando, e soprattutto noi dobbiamo continuare ad accogliere e stare vicino alle persone che hanno bisogno, e dall'altra parte abbiamo bisogno di trovare anche un sorriso noi, di riaprire il nostro cuore. Questa sera, se di vuole, siamo tutti qui insieme. Questa è l'altra cosa bellissima, il teatro è pieno, siamo tutti qui, che abbiamo trovato un po' di spazio al nostro cuore, al nostro sorriso, allo stare insieme. Insomma, davvero ti ringrazio di cuore e vi mando anche un grande abbraccio da Alessandra. Un abbraccio a te, un abbraccio a Alessandra, siamo tutti con lei. Grazie davvero, grazie di cuore. Grazie a te Giancarlo. Siete straordinari, quindi io sarò sempre con voi. Guarda, c'è qualcuno che ci ha chiamato e ha detto non è giusto ridere quando succedono certe cose nel mondo. Io non la penso così, invece io credo che la vita debba andare avanti sempre, con tutte le difficoltà. Tu ne sei un esempio. No, io sono molto d'accordo. Noi dobbiamo impegnarci per fare sempre qualcosa per gli altri. E quindi stiamo accogliendo oltre 3.400 bambine, mamme, certo, ucraine. Dobbiamo continuare a farlo. Dobbiamo continuare a fare tutto quello che possiamo per cercare di trovare la pace. Dobbiamo trovare le condizioni per rispondere a chi ha bisogno ogni giorno, ma abbiamo bisogno anche di ritrovare energia. Se vogliamo fare tutto questo, dobbiamo ritrovare comunità. Questa sera tu ci aiuti. Grazie, è stata durissima comunità quest'anno, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie di cuore, perché grazie, questa sera è bellissimo. Grazie, quindi grazie, un grande abbraccio. Grazie. A te. Grazie. Adesso 10 minuti con i nostri ospiti e poi sapremo i vincitori del festival. È un momento imperdibile. Allora vi lascio alla grande comicità di Ruben Spezzati e Davide Spadolà. Volevo fare questa canzone che ho scritto oggi apposta per Modena e si intitola Che bella questa Modena, e fa così.
Oh, l'intro della canzone è questo. Oh, l'intro non c'entra niente con la canzone, però era per farvi capire che non sono l'ultimo arrivato con la chitarra. Non solo come Conti, ma lì siamo al professionismo. Che bella questa Modena. Che bella questa Modena. Grazie per l'invito, veramente, grazie. Grazie per l'invito. No, grazie per l'invito, veramente. No, se può uscire, grazie. Dove fare la canzone, se può uscire mi fa molto piacere. Grazie, grazie, grazie per l'invito. Non l'ho invitata. Veramente, cosa... veramente, grazie. Se può uscire perché devo fare la canzone per il pubblico. Calafà, calafà la canzone, calafà. Calafà, calafà. Cazzo vuol dire? La canzone di Rubens Bessati. Mi lasci fare la canzone? Calafà, calafà. Grazie mille, non so neanche chi è. Che bella questa Modena. Che bella. Grazie per l'invito, veramente, grazie. Grazie, grazie proprio. Io dovevo fare la canzone per Modena, sì, ci tanto Riccardo e Benini. Sì, sì, no, no, certo, calafà la canzone, certo. Calafà. Io sono Ali, sono Brenda Tora. Prendatore, non parlo la lingua. Prendatore della busta paga della partita. Ah, imprenditore. Prendatore, grazie per l'invito, grazie. Veramente, io napoletani dicono che hanno inventato la pizza. È certo che l'hanno inventata i napoletani. Abbiamo inventato noi, cessiane, la pizza. Ah, non lo sapevo, sì, io questo, sì, qua. Loro napoletani sempre copiare quello che facciamo noi. No, non lo sapevo. Noi abbiamo fatto la baramada. La baramada? La baramada. La baramada? La baramada d'Egitto, famosissima. Ah, la piramide! Baramada d'Egitto, famosissima. Piramide! Baramada. Aiutatelo, scusa. Piramide! Baramada. Noi abbiamo fatto la baramada, napoletani per copiare noi hanno fatto Vesuvio. Sembri copiare quello che fanno noi. Vesuvio io sono brandetore seriali, eh? Sì, io, però il Vesuvio è... Io sono... È in campagna. Gessista. Ah, jazz, sono al jazz, quindi Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, no, Mike Davis. No, 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 gesso, cartongesso, cappotto, rivestimento, 110%, fasciotte vetta aperta, sapevo. Io. Berto, se sì. Posso fare la canzone. Ah, calafà la canzone, calafà, ci tiene calafà, benigno, calafà, grazie. Calafà, sì, calafà, calafà. La canzone di Sbessati, eh? Che bella questa Modena. Veramente, veramente, veramente. Prego, calafà. Volevo solo dire una grazie per l'invito, veramente. Grazie. Prego, che la fa la canzone. Facciamo un applauso così esce, grazie. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Grazie mille. Allora, la canzone si intitola Che bella questa Modena. Veramente, veramente. Grazie. Io ho questa pizzeria particolare, inventata io. Pizzeria. Pizzeria particolare, che la si chiama La grande pizzeria dell'Egitto, veramente, veramente, veramente. È un po' lunga l'insegna, vero? Sì, perché gira tutto il balasso dietro proprio. Noi fare nostra bessa, nostra, particolare perché bessa ventata io a forma di baramada. Baramada? Ingrediente nostro con la mozzarella campana nostra proprio. No, mozzarella, campana. No, napoletano non fare copiato noi. Perché la nostra mozzarella cresce dentro una campana, propriamente, Sì, hanno fatto copiare noi, sì. Ho avuto un piccolo problema con un ragazzo, ho dovuto licenziarlo. Ah, peccato. Lui consegnava le bisse, però arrivava a metà strada, che la tornava indietro. Arrivava a metà strada, che la tornava indietro. Ma perché? E ci ho detto perché, mi ha detto, perché io lavoro part time. Grazie per l'invito, ci ho detto, veramente. Se vuoi fare la canzone. Calafà, calafà la canzone. Calafà, calafà. Calafà la canzone, veramente, no. Propria. Era per voi questa canzone? Canzone che... bellissima. Io vi ho visto quando voi che fate girubissa. Quando fate girubissa voi. Io vi ho visto voi mangiare tutta la parte di centro. E tutta la parte fuori, mettere tutti in un piatto. Lo spreco non va bene. Io stresso l'occhio l'ecologia. Stresso? Sì, stresso l'occhio io proprio. Nella mia besseria io faccio martedì sera giro bessa, mercoledì a mezzogiorno faccio giro crosta. Perché visto tu che preso... dalla crosta devi riuscire a capire quale tipo di bessa era quella del giorno prima. Ah, molto avvincenti, bello, sì, sì, molto particolari.
No, volevo fare la canzone. Faccio la canzone, grazie mille. Allora, la canzone io ho inventato anche questo dolce nella nostra besseria. Dolce inventato io, che la si chiama Babà. No, Babà, non, è di, non l'ha inventato lei in campagna. Sì, sì, mio. Infatti il suo nome c'è scritto Ali Babà, propriamente. Non lo sapevo. Noi Gessiano è inventato proprio alla ristorazione. Primo ristorante del mondo, Gessiano. Ah, in Egitto il primo? Sì, era molto piccolino. E quindi il cameriere per passare e portare i piatti fare così grazie, sì proprio piccolino, sì non lo sapevo, grazie per l'invito, veramente, molto bellissimo proprio. Che la fa la canzone? La canzone si intitola Che bella questa Modena e fa così. Come la fa? Grazie per l'invito, veramente, veramente. Allora, questa canzone si chiama Che bella questa Modena. Veramente. Perché prima noi fare le consegne, no? Come i napoletani col motorino rubato, Però capita. Dopo abbiamo fatto stresso l'occhio all'ecologia, la consegna con la bicicletta. È più ecologico. Sì, sì, piccolo problema, arrivava sempre fredda la bessa. Io allora ho inventato una bicicletta a forma da baramata. Che quando che tu ti siedi vai veloce proprio, Proprio come la nostra bessa particolare. La nostra bessa noi la serviamo sopra questo sgabello. Sì. A forma da baramata. Che quando che tu ti siedi senti l'Egitto dentro proprio, Veramente. Che la fa la canzone, che la fa la canzone Cabanini, che la fa. Canzone per Modena, che bella questa, grazie mille, Modena. No, che la fa la canzone, veramente, che la fa. Che bella... grazie, dai, insomma, Davide, basta. Che la fa la canzone. Per piacere, Davide. Venire a fare entrare e rompere tutto il palco, E dai, è bello il gioco. Prego, che la fa la canzone. Allora, la canzone è Che bella questa Modena. Veramente, veramente. Dai, Davide, per piacere. Che la fa. Allora, che bella questa Modena. Veramente. Davide, no, che la fa la canzone, allora, perché veramente... Adesso basta, usciamo un attimo, devo fare, dopo si incazza. Allora, fai sto canzone. Che la fa. Che bella questa Modena, dove tutti hanno un sogno. La pensione. Che bella questa Modena, dove tutti hanno un incubo. Lo stipendio, propriamente, Per trovare lavoro a Modena. Veramente. Basta avere solo questo. Sedere la baramada da dietro alla signora, la sa, proprio. Per essere felici a Modena. Veramente, grazie. Basta avere solo questa. La baramada davanti della signora, la saluto, la signora. Veramente, grazie. Modena. Grazie per l'invito. Siamo qui per te. Veramente. Per farti ridere. Piangere. Che bello questo festival. Grazie per l'invito. Siete fantastici. Grazie. Davide Spadolà, Rubens Spezzati. Grazie. Modena. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ci siamo, attenzione, votazioni, c'è una sorpresa clamorosa. Musica. Allora, partiamo da un premio nuovo, premio speciale, ed è un premio molto ambito, è il premio Terracielo. Io, scusate, a volte non capisco il mio pubblico, anche mio il pubblico, non comprendo. Vince il premio Terracielo un artista che sarà felicissimo di riceverlo.
dopo aver fatto una grande carriera, ed è il grandissimo Roberto De Marchi. Roberto De Marchi, piano piano, abbassiamo adesso l'atmosfera, entra il premio. Microfono per De Marchi, cortesemente. Microfono per De Marchi. Passiamo, c'è la... No, c'è la... Non si sapeva chi vinceva, c'è solo lo scritto Festival. Festival Comicità Italiana 2020, basta per il tuo pisello. Sei contento? Grazie. Roberto De Marchi. La terrò col cuore. Tienla. Tienla lì perché ti servirà. Prima o poi ti servirà. È un caro amico, non so di chi, ma è un caro amico. Va bene, andiamo avanti. Grazie Gianni, vai, dai il microfono agli altri. Partiamo con i premi speciali. Premio palco, è la prima volta che assegniamo questo premio. Il premio palco per come si tiene il palco, per come si affronta un pubblico. Naturalmente anche in considerazione dei vari gap che ci sono. Per il premio palco chiamiamo a consegnarlo Davide Verrengia di Torpedine Costruzioni Generali. Sali sulla scala, attenzione a non fare Massimo Ranieri perché così, perfetto. Adesso la nostra Dimitra Morari ci porta il premio. Dai il premio Dimitra, abbiamo come nelle più grandi premiazioni una bellissima ragazza che dà il premio. Grazie per l'applauso spontaneo, dà il premio a Davide. Vince, Davide vieni qua con me, vince il premio palco. Beh, incredibilmente, un ragazzo che ha 23 anni. Leo Hemingway! Clamoroso Leo Hemingway, la foto, qua. No, no, venite. Foto. Leo Hemingway, premio palco 2022. Grazie Davide anche per il tuo aiuto al Festival Si Fa Senza. Grazie Leo. Avanti veloci, meritatissimo questo premio. Premio Si Fa Per Ridere. All'artista più televisivo consegna il direttore di TRC, TR Media, Ettore Tazzioli. Diamo il microfono a Ettore, così lo dice lui. Ettore Tazzioli, a te così il compito di annunciare il premio Si Fa Per Ridere. Arriva adesso il premio, vieni Dimitra. Però mi lasci dire una cosa. Sì, certo, assolutamente. Siccome Si Fa Per Ridere è un programma televisivo, sì, su TRC, sì, che è il grande errore che ho fatto a suo tempo per chiamarti. Grazie. Avete visto le telecamere? Sì. Chi si vorrà godere la serata, noi ovviamente la riproporremo nei prossimi giorni. Allora, vince il premio Si Fa Per Ridere, Peace and Love. Peace and Love! Adesso ci scambiamo, Ettore. Do a te il premio. Peace and Love, le nostre ginnaste, il pubblico è d'accordo, la barcaccia è d'accordo. Foto, la barcaccia è d'accordo. Anche tu Ettore, vieni. Allora, vi faremo sapere quando andrà in onda questo festival, ma noi faremo anche tante puntate di Si Fa Per Ridere su questo festival. Bravissimi, peace and love. Grazie a tutti. Grazie. E basta. Così. Viva Modena. Premio radio. Sono tutti pazzi. Premio radio consegnano il premio Cristiana Merli, Rai Radio 2, Clarissa Martinelli, Radio Bruno. Le due CM abbiamo. Guardate, sono anche quasi vestite uguali, diciamo, bellissime. Buonasera. Sono sette perfette. Tu hai topolini e tu hai fiori, fantastico. Fanno ridere anche dietro. Sì, si fanno molto ridere. Allora, adesso dobbiamo annunciare il premio radio. Entra la nostra, è già entrata la nostra. Guardate che bello. Ecco qua. Allora lo dico io. Dillo tu, Clarissa, vai. Premio radio. Andiamo a Napoli con D'Agostino. Francesco D'Agostino. Come radio scegliamo qualcuno
potrebbe avere il ritmo e i tempi anche per far ridere attraverso la radio. Abbiamo pensato che tu fossi la persona Francesco più titolata per questo premio. Grazie. Brava Clarissa, Francesco D'Agostino. Grazie. Cristiana, sei d'accordo? Assolutamente. Bene. Bei tempi, divertente, bei testi, anche bella tenuta di palco, complimenti. Abbiamo messo insieme e messo d'accordo due radio, è una cosa quasi incredibile, grazie! E poi, premio della stampa. Attenzione, tra poco sapremo il vincitore assoluto. Premio della stampa consegno il dottor Massimo Toschi di Toschi Vignola, Franco Appari dello studio Appari e Nicola Calicchio Gazzetta di Modena. Salgono i premiatori, siamo in tempi perfetti. Tempi perfetti, il treno ha viaggiato in orario. Eccolo qua Nicola che ha seguito il mio progetto insomma dal 93, incredibile. Che belli che siete, fantastici. Anche la tua camicia, Franco, ha vinto un premio per me, stupendo. No, lo dico davvero, le scarpe, no, fai vedere le scarpe, un attimo. Alza così, fai... Queste, guarda che... È meraviglioso, fate un applauso, ragazzi. È meraviglioso, stiamo bene anche insieme, guarda che no. Allora, il premio della stampa. È un premio importante, molto importante. Va ad un grandissimo artista. Roberto De Marchi, avete visto che porta fortuna terra cielo? Porta fortuna. Roberto De Marchi va in Modena, si vola Modena, meritatissimo il premio della stampa, un artista davvero fantastico che ha accettato di mettersi in gioco. Grazie Roberto, grazie a tutti voi, grazie mille. Puoi dare il microfono là, Massimo? Volevi dire una cosa, Massimo? No, se vuoi dire una cosa la puoi... puoi dare il microfono là, grazie. Allora, ci siamo quasi. Premio della critica. Questo è importantissimo, il premio della critica. Consegna Francesca Spallanzani, relazioni esterne Piper Banca, e Claudia Cremonini, del gruppo Cremonini. Altre due magnifiche donne, anche non soltanto belle, ma anche... donne di grande valore, ovviamente, come è da sempre, è da sempre così. E qui ci siamo con il premio, ecco, ma Francesca, scusa, no, un attimo, solo abbassa un secondo, glielo possiamo dire? Quella glielo dici tu. Gliela posso dire? Dici tu. No, ti dobbiamo dire una cosa, ecco, venga. E ti dobbiamo dire una cosa, Claudia, scusa, ma anche guardandola lo si capisce, è vegetariana. No, perché abbiamo fatto l'abbinamento, poi 5 minuti fa abbiamo visto questa cosa, capisci? Ci dispiace un po', però viva il gruppo Cremonini, io mangio bistecche come si... Vabbè, adesso la faccio redimere io. Allora, vince il premio della critica, permettetemi, un artista intelligente che ha una composizione di scrittura fantastica ed è il vanto di questo festival, Andrea Di Castro! Eccolo qua, Andrea Di Castro, guardate com'è felice di aver vinto questo premio, è felicissimo, alza il premio, è molto serio, ecco, è anche caduto, grazie, grazie mille a Claudia, Francesca poi dopo litighiamo, Questo è il momento più importante, il vincitore della prima edizione del Festival della Comicità Italiana, un progetto nato nel 2019, portato in scena solo nel 2022, un progetto che ha visto dei giorni molto difficili, ma ce l'abbiamo fatta, soprattutto grazie a voi che siete in platea. Il premio viene consegnato da Vania Franceschelli di Allianz Bank, dal dottor Rossano Guerri, area manager nord-est di Allianz Bank, e dalla bandiera del festival Guido De Maria. Allora, volevo dare un attimo la parola velocemente al dottor Guerri in 30 secondi, come ci hanno insegnato gli Oscar. È la prima volta che lei vede questo festival. Che impressione ha avuto? Beh, mi è piaciuto molto, è stata una bella serata, ci siamo divertiti, abbiamo riso, abbiamo tanto bisogno di ridere e di fare squadra, come diceva prima il sindaco, cosa che ho apprezzato. Il colpo d'occhio è molto bello,
Modena è una città che amo, sono legato a questa città, ho fatto tutta la mia carriera qui, è partito da qui e torno con grande piacere per essere a fianco di Vania. Bene. Il nostro fiore all'occhiello. Allora noi l'aspettiamo, siamo anche nelle Tornerò sue mani. Con piacere, grazie, grazie, grazie mille. Allora Guido De Maria è qua, Mister 90, al quale va un altro applauso, il penultimo della sera, il penultimo applauso della sera. A questo uomo al quale devo tantissimo io, tantissimo. Tieni duro, te lo dice un avversario. Allora, basta, basta. È il momento decisivo. Vince il premio, vai, vai Modena. Vince il festival. Lo faccio bene perché c'è la TV. Vince il festival della comicità italiana e possiamo dire lo vince davvero a grande sorpresa. Il nostro napoletano verace Francesco D'Agostino. Vai Modena! Si vola Modena! Non è finita la serata, manca un minuto, rimanete. Il premio, le foto. Mentre lo premiano, volevo dirvi che a Modena da sempre e soprattutto in questo festival non conta il curriculum, la televisione che si è fatta, se uno è famoso, se uno è noto, se uno ha vinto 1000 premi. Per noi conta, e per la mia magnifica giuria, grazie di aver votato in questo modo, conta soltanto una cosa, il talento. Ce l'hanno tutti e 9, ma lui stasera è stato davvero straordinario. Sorpresa Modena, clamorosa! Allora io vorrei sul palco, tutti gli artisti sul palco. Una parola al volo. Tutti gli artisti sul palco e gli ospiti, tutti gli ospiti naturalmente. Vi dico un'ultima cosa Modena e poi ci salutiamo. Volevo ringraziarvi davvero dal mio cuore di essere qui. Grazie perché sono stati dei mesi particolari, ho vissuto, faccio fatica a dirlo, dei mesi difficilissimi. Volevo ringraziare tanto Marilena di avermi supportato. È durissima, credetemelo. Questo settore è martoriato, è difficilissimo. Però la vita è una sola e noi, qualsiasi cosa accada, dobbiamo goderci questa vita e tenercela stretta. Grazie a tutti. Grazie. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Grazie Modena. Per quanto sembri incoerente, testarda, seccati ti aspetta. Riccardo e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Grazie Modena. A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce. Grazie davvero, davvero. Grazie a tutti, da sola, grazie alla galleria, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Condotto, presentato Riccardo.